oggi supereremo 59 milioni di dosi somministrate e procediamo con una media quotidiana di oltre 530.000 dosi somministrate ogni giorno, e c'è un'adesione significativa in modo particolare nelle generazioni più in avanti negli anni, in modo particolare per esempio gli over 80 sono ormai oltre il 90%. Il vaccino deve essere una scelta consapevole, non può essere un obbligo. Io non inseguo con la siringa nessuno per strada, a scuola o al ristorante. I numeri sono significativi anche dentro il personale scolastico. In questo momento ci risulta che siamo all'85% di persone che operano dentro le nostre scuole che hanno ricevuto almeno una prima dose. È un dato importante, sarebbe sbagliato far passare un messaggio che non riconosca che siamo di fronte ad un dato robusto. Stamattina alle 7, 28 milioni e 400 mila Green Card sono state scaricate dai nostri portali informatici. Ben vengano tutte le soluzioni utili a far ripartire l'Italia in sicurezza e in modo definitivo. Valutiamo con attenzione e cautela, ma estendere l'uso del Green Pass potrebbe essere decisivo per garantire una piena ripresa economica e un completo ritorno alla vita sociale nel nostro paese. Cambiare i criteri per i colori ed eventuali chiusure che non vogliamo neanche ipotizzare, quindi passare dal numero dei contagi, che dice poco, ai ricoveri ospedalieri e alle terapie intensive, che fortunatamente invece dice molto ed è assolutamente sotto controllo. È un'estate con una crescita a doppia cifra, i dati economici sono positivi, i dati del turismo sono positivi, quindi spero che la smettano gli allarmisti di professione. Buongiorno cari telespettatori, allora Salvini parla di allarmisti di professione, quello che sappiamo è che in Italia i contagi tendono ad aumentare, non c'è ancora fortunatamente nessuna evidenza di una maggior pressione sugli ospedali a proposito di ricoveri e di terapie intensive, ma questa variante Delta indubbiamente preoccupa. E alla luce di questo, alla luce soprattutto di 25 milioni di italiani che hanno ricevuto l'immunizzazione completa, cioè la vaccinazione completa, si sta pensando come sollecitare per esempio gli oltre 2 milioni e mezzo di ultrasessantenni che ancora non si sono vaccinati e come convincere anche i giovanissimi a vaccinarsi. E allora si vorrebbe importare anche in Italia quello che ha fatto Macron in Francia, cioè usare il pass sanitario per accedere a bar, ristoranti, ai mezzi del trasporto pubblico, agli eventi, ai cinema, ai teatri, nei musei. Forse ci sarà decisione in salsa italiana, per così dire, all'inizio della prossima settimana il governo, con gli approfondimenti presso il Comitato Tecnico Scientifico, probabilmente ci farà sapere qualcosa rispetto a questa iniziativa. E questo riguarda il fronte, sanitario. Poi c'è tutta la parte politica, in primo piano ancora il disegno di legge Zan, c'è una discussione come sapete molto aspra in Senato, ieri per un solo voto si è evitata la sospensione della discussione in aula e probabilmente del ritorno del provvedimento in commissione, peraltro c'è qualche malumore nel centrodestra con Fratelli d'Italia che se l'è presa con le assenze tra appunto i senatori sia della Lega che di Forza Italia. Sia Italia Viva che la Lega continuano a ripetere: o si trova un compromesso o i sostenitori del DL Zan andranno a sbattere in Senato, ovviamente nei numeri, soprattutto quando ci sarà da votare a scrutinio segreto. Allora cominciamo da qui, bentornato a Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Do il bentornato all'onorevole Vanda Ferro di Fratelli d'Italia, bentornata. Bentrovati.
Grazie, saluto grazie. E ringrazio il sindaco di Firenze del Partito Democratico Dario Nardella, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Con noi anche per questa prima parte Giovanni Guzzetta, costituzionalista, che ci dovrà aiutare, anzi parto proprio da Guzzetta, a capire intanto una cosa, perché i più critici rispetto a questa ipotesi, resta un'ipotesi, sono proprio la Lega e Fratelli d'Italia, no? Che non vogliono sentir parlare di italiani di serie A e di serie B, insomma, di questo pass sanitario da utilizzare in maniera, insomma, più stringente anche in Italia. Dal punto di vista costituzionale si può fare o non si può fare, professor Guzzetta? Ma diciamo la polarizzazione di questo dibattito non aiuta certamente a chiarire le questioni. Dal punto di vista costituzionale, la Corte Costituzionale ha già detto più volte che il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità, può scegliere soluzioni di vario tipo fino all'obbligo vaccinale, però ha anche detto che ci sono una serie di condizioni che... Aspetti, professor Guzzetta, la blocco un attimo, dobbiamo chiedo anche alla regia di verificare il collegamento, magari facciamo spostare di 50 centimetri il professor Guzzetta, che a volte basta poco per avere una linea, diciamo, video e audio migliore. Chiedo a Dario Nardella una cosa, adesso torneremo dal professor Guzzetta per farci spiegare queste cose, però una, al di là di come ci si schieri, no, a favore o contro questa iniziativa, questa possibile iniziativa, c'è un problema di controlli o no, sindaco Nardella? Cioè, ma poi come si fanno i controlli? Chi controlla? Beh, è chiaro che i controlli sono sempre stati un aspetto cruciale, anche molto complesso, durante tutto il periodo della pandemia. Ma proprio il Green Pass, il passaporto sanitario, il pass sanitario, è una soluzione molto efficace perché consente controlli agevoli e veloci. Questo è il punto. Quindi cominciamo con il dire che il Green Pass è uno strumento utile, efficace e se viene esteso anche oltre l'Europa in equipollenza con altri paesi, pensiamo a Stati Uniti, Cina, Russia, può ripartire anche il turismo intercontinentale, perché che ne dica Salvini, il turismo registra dati positivi in alcuni luoghi, al mare, in montagna, ma nelle città d'arte noi siamo al 50%, sì. E quindi l'economia soffre molto. Quanto poi allo schierarsi pro contro l'obbligatorietà della vaccinazione, io credo che si debbano chiarire alcuni punti, altrimenti questo dibattito diventa veramente confuso, fuorviante, e non aiutiamo i cittadini a capire. Primo, in Italia esistono già casi di vaccini obbligatori. Sì. Ce ne sono 10 obbligatori, dall'antipoliomelitica all'antirosolia, all'antimorbillo, all'antitetanica, sono obbligatori. Allora bisogna rispondere scientificamente perché ci sono già vaccini obbligatori e per il Covid, che ha una mortalità importante, non si potrebbe prevedere. Secondo, già in alcuni settori, anche per il Covid, il vaccino è già obbligatorio. Io non so se si sa questo, in Toscana noi abbiamo ben 16.000 persone nel settore sanitario, pensi, tra medici sanitari, sì, che non intendono vaccinarsi. E giustamente la regione ha previsto l'obbligo vaccinale. Com'è possibile pensare che nelle corsie degli ospedali ci siano persone che lavorano in questi ambiti e non si vaccinino? Io lo trovo francamente molto, molto pericoloso affermare la libertà di non vaccinarsi. Ultima questione. Non è che qui si parla solo di obbligo vaccinale. In Francia hanno utilizzato un altro meccanismo. Tu puoi anche non vaccinarti, ma se non ti vaccini non puoi mettere a rischio la salute degli altri, quindi non vai in un teatro, non vai in un ristorante, puoi startene a casa tua o puoi andare a passeggio in piazza. È una cosa diversa l'obbligo vaccinale rispetto al requisito del Green Pass per entrare in un luogo chiuso. Sì, no, qui abbiamo se io capito, mi sono vaccinato scusi, e Nardella, vado al cinema... Scusi, no, dico, abbiamo capito che evidentemente, al di là della variante Delta che insomma dà preoccupazione, e sono iniziative per
convincere anche i più recalcitranti a vaccinarsi, no? È evidente che lo scopo è soprattutto quello. Perché qui siamo al rischio di avere il 20% di popolazione che sulla base di un supposto diritto di libertà individuale, che per carità è fondamentale, ma la libertà tua arriva fin dove comincia la mia. E se io voglio essere libero di andare in condizioni di salute in un ristorante o in un teatro, beh, allora la mia libertà vale quanto quella di chi non vuole vaccinarsi. Sì. E poi c'è l'interesse collettivo della salute pubblica. Allora, noi in Italia rischiamo di avere 20% di persone che non si vaccinano. In settori strategici, delicati, ospedali, sì, scuole, anche sulla scuola, abbia pazienza. Cosa scegliamo? La DAD o i vaccini? Abbiamo la visto i danni della DAD, li abbiamo visti ieri. È un disastro, è un disastro. È un disastro, sì. Allora, facciamo così, devo chiedere una cosa a Marco Rizzo. Ma non sarebbe forse meglio, per uscire da tutte queste discussioni, come in qualche modo diceva anche il sindaco Nardella, a questo punto mettere l'obbligo vaccinale per il vaccino contro il Covid? C'è un'ipocrisia di fondo enorme. Quando sentivo Nardella parlare della vicenda dell'utilità collettiva, ma l'utilità collettiva ad esempio stava nella sanità pubblica e nella sanità di prossimità. Non è stato fatto nulla. Il ministro Speranza a maggio dell'anno scorso, andatevi a leggere su Google, diceva che i medici e gli infermieri sarebbero stati raddoppiati sino al 115%. Andate a vedere se sono state fatte assunzioni. Andate a vedere la colonna delle voci che ci racconta il Recovery Fund. La sanità pubblica è all'ultimo posto. Quindi la malattia esiste certamente, però ci sono anche dei modi di affrontarla. Qua c'è una vaccinite di una certa parte della politica che spinge perché c'è il profitto dietro sui vaccini, lo vogliamo dire o no? Secondo, io sono marxista e quindi sono per la scienza e sono per i vaccini obbligatori se sono provati. Io credo che i vaccini debbano essere obbligatori nel momento in cui si sa che chi è vaccinato non propaga il virus. Oggi non c'è nessuno che ci dice, che, anzi pare addirittura essere il contrario, che i vaccinati possono comunque passare il virus. Ma anche allora, nessun intendiamo, vaccino protegge al 100%. Allora intendiamo, se sappiamo, il vaccino serve a salvare le persone di per sé, benissimo, e chi lo vuol fare, io l'ho fatto, e mi voglio salvare, ho 60 anni e quindi è chiaro che l'ho fatto. Ma se il vaccino fa sì che tu non lo possa passare un altro è un conto. Ma pare che anche se sei vaccinato puoi essere portatore. Allora se sei portatore il fatto di fare il vaccino serve a te. E quindi tutta la prosopopea del salvare la collettività rispetto a questo è una balla. Però quello che sappiamo questo è che è fondamentale hanno impedito da capire, l'aggravamento della malattia in soggetti per esempio persone fragili, che l'hanno fatto. Per le persone ed è che giusto fatto. Che questo venga fatto. Poi c'è un altro tema, torno però è un tema diverso, Andrea, sì, è un tema diverso. Poi voglio dire anche una cosa, è evidente che in questa fase di aumento dei contagi, anzi i contagi sono raddoppiati in una settimana in Italia, ci sono anche pochi ricoveri perché sono stati ad infettarsi, sono stati soprattutto i più giovani, i giovanissimi, ecco, tanto per capirci, perché poi bisogna squadernare la situazione, diciamo, da tutti i punti di vista. Però non c'è dubbio che ci sia preoccupazione da parte degli esperti. Certo, finché gli ospedali non ne risentono, quindi non c'è un flusso di ricoveri preoccupante, è chiaro che la situazione è sotto controllo, però si dice attenzione, perché se non arriviamo a quell'immunità di gregge totale il rischio c'è come. Allora facciamo così, siamo arrivati al ridosso della pubblicità, dobbiamo sentire Wanda Ferro e dobbiamo risentire, speriamo bene da un punto di vista dell'audio, il professor Guzzetta. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Allora, ripartiamo verso Guzzetta, che è stato boicottato dalla connettività non buona, mettiamola così. Allora, professor Grazie. Guzzetta, riprendiamo e poi vado dall'onorevole Wanda Ferro. Ripeta un po' quello che stavamo dicendo. Allora, costituzionalmente si può fare, lei ci ricordava
insomma, ricordavamo, anche Nardella lo ricordava, che in Italia c'è già l'obbligo vaccinale soprattutto nella fascia pediatrica, quindi non sarebbe, diciamo, una novità l'eventuale obbligo vaccinale, ma questo è un altro discorso. Prego. No, dicevo, la Costituzione non prevede un automatismo, quindi ci sono varie soluzioni che sono ammissibili: l'obbligo, la raccomandazione, oppure l'onere, che è quello di cui stiamo parlando, cioè condizionare lo svolgimento di alcune attività al vaccino. Il problema è però che la Costituzione e la Corte Costituzionale hanno messo una serie di paletti, cioè la scelta sulla soluzione deve essere una scelta ragionevole, deve essere fondata su valutazioni, come dire, condivise, discusse. Sempre da questo punto di vista io continuo a essere molto sorpreso del fatto che sul sito del governo ancora oggi si legga che i dibattiti nel CTS, che è l'organo cruciale di tutta questa vicenda, non siano noti se non 45 giorni dopo la seduta del medesimo. Viceversa, la giurisprudenza, anche il diritto europeo, vuole che ci sia la massima trasparenza, in modo che tutti i soggetti possano partecipare e avere una condizione chiara, soprattutto in una materia così delicata, su cui il principio di precauzione è vero che vale, nel senso che il vaccino può essere una soluzione precauzionale, però è anche vero che gli effetti del vaccino sono molto discussi, sì. E quindi il principio di precauzione vale, come è a doppio taglio, sì. Può essere un vantaggio perché fa ottenere risultati, allora, sì, ma si sanno quali sono gli effetti a lungo periodo, quindi insomma, il discorso è molto complesso. Se posso dire quest'ultima cosa, cioè la cosa fondamentale in questo dibattito è uscire dal dogmatismo, avere un approccio pragmatico e soprattutto rendere trasparente il dibattito, in modo che i cittadini capiscano di che cosa stiamo parlando e abbiano, come dire, la possibilità di informarsi, cosa che secondo me è sempre troppo carente, sì, in tutta la vicenda della pandemia. Diciamo, della pandemia. Questo ha ragione, perché purtroppo anche le tante informazioni, le tante contraddizioni, le tante informazioni contrastanti non hanno aiutato. Vado dall'onorevole Ferro, perché voi insieme anche alla Lega, diciamo, già avete fieramente spiegato e detto che non volete neanche sentirne parlare di questa iniziativa. Io volevo dare conto di un sondaggio pubblicato oggi dalla Stampa, fatto molto a caldo da Alessandra Ghisleri, che ci rivela che 2 italiani su 3 sono favorevoli al modello Macron, insomma, tanto per capirci, e che tra questi italiani favorevoli ci sono anche gli elettori di Fratelli d'Italia e della Lega. La percentuale del 68,4% favorevole a un pass obbligatorio. Cara Wanda Ferro, prego. Ma pur conoscendo ovviamente e apprezzando la Ghisleri, credo che insomma forse come sarà stato fatto velocemente, perché insomma la posizione di Fratelli d'Italia dall'inizio della pandemia ad oggi non è mai cambiata rispetto a quello che sono le libertà individuali, che sono sancite costituzionalmente, rispetto alla posizione che abbiamo avuto non solo di una gestione scellerata, mi riferisco insomma in modo particolare al governo Conte è gestita da Arcuri, ma nello stesso tempo di quello che si sta continuando a fare è ad un obbligo vaccinale che insomma tra parentesi non ha visto questa posizione neanche in aula da parte insomma dei colleghi di partito del sindaco di Firenze. Io mi trovo molto vicino, stranamente, pur non essendo della stessa componente politica di Marco Rizzo, e noi troviamo raggelante l'ipotesi di fare un modello francese in Italia, ma soprattutto un modello che in qualche modo vede, secondo noi, dei problemi di costituzionalità, sicuramente anche per quanto sancito dal certificato, dal regolamento insomma dell'Unione Europea del 2021, che ha visto anche un'interrogazione dei parlamentari europei alla Presidente della Commissione Sanità, dove insomma si sancisce che l'obbligo vaccinale non è previsto, anche perché questo significherebbe in qualche modo aggravare ancora di più i cittadini di una serie di tamponi che, per quanto riguarda la sanità italiana, è stata caricata totalmente insomma ai cittadini. E a questo si aggiunge anche, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, insomma
un ulteriore schiaffo a tutto ciò che si è perpetrato in questo tempo per quanto riguarda l'economia. Parliamo un linguaggio sicuramente differente, auspichiamo ovviamente che questa ci sia una riflessione, perché il Green Pass è in qualche modo una misura, quando diventa obbligatoria, liberticida. Sì, volevo chiederle in aula una cosa. Mi pare che si è votato. No, volevo chiedere una cosa, ma se come già si comincia a ipotizzare ci fosse una soluzione all'italiana, cioè per capirci un compromesso, allora ci vuole questo Green Pass per i viaggi, per andare al cinema, per andare al teatro, non dimentichiamoci che per celebrare una festa di matrimonio oggi occorre il Green Pass, tanto per capire, già adesso in Italia, e magari lasciamo invece il libero accesso ai bar, ai ristoranti, ad altre attività. Su questo sareste più disponibili, onorevole Ferro? Ma noi siamo disponibili se il governo inizia ad avere una linea che abbia un buon senso, proprio che in qualche modo non si è visto in nessuno delle cose, e non ultimo ieri con l'ordine del giorno per quanto riguarda la riapertura delle discoteche. Abbiamo visto ballare ovunque gli italiani con rave abusivi, piuttosto che ovviamente quello che si è visto e si è registrato in tante piazze, su tante spiagge italiane. Probabilmente qua non è un fatto di compromesso, ma di buon senso, anche perché è altrettanto vero quello che è stato detto, che la confusione ingenerata nei cittadini italiani su dei vaccini, intanto che certamente rispetto a quelli del passato non hanno avuto la possibilità di essere testati a lungo, anche noi siamo ovviamente dalla parte della scienza, ma comprendiamo il problema AstraZeneca sì, AstraZeneca no, il problema, insomma, tutto quello che abbiamo visto, quindi non si tratta di scendere a compromessi. I compromessi secondo me sono il frutto di quello che stiamo vedendo in tutti i decreti che il governo sta sfornando e che porteranno a cose poco secondo me efficienti. Sì. Per gli italiani, se vogliamo convincere gli italiani a vaccinarsi, lo dobbiamo fare sulla base dell'informazione, di una rete territoriale e sanitaria che deve essere sostenuta, e quindi mi riferisco alla medicina di base, cosa che non è stato fatto in questo lungo periodo. Sì. Allora, sindaco, voglio tornare con il sindaco Nardella, così poi chiudiamo, diciamo, questo argomento, questa questione. Volevo tornare sui controlli, perché lei dice i controlli, insomma, si possono fare. Io però mi chiedo, considerando, conoscendo un po', no, come funziona questo paese da nord a sud, no? Forse si possono fare nelle stazioni, si possono fare come già avviene adesso negli aeroporti. Mi chiedo chi controlla gli autobus del servizio pubblico, per non parlare dei ristoratori. Adesso, al di là di come ognuno di noi la pensi, anche dei dubbi e delle proteste sollevate già dalle varie categorie, ma come si fa a controllare? Cioè, a campione si può controllare o no? Allora, anzitutto, visto che tutti sono per la libertà individuale e il senso di responsabilità, io dico, dobbiamo far leva sul senso civico delle persone. Dopodiché, purtroppo, molto spesso questo senso civico non c'è, e quindi bisogna anche fare i controlli. I controlli non possono essere effettuati solo dalle amministrazioni locali, con le polizie municipali, perché i sindaci non ce la fanno. È necessario che i controlli siano integrati con le forze dell'ordine. Per facilitare i controlli, poi, insisto, il Green Pass è il migliore strumento possibile. Negli aeroporti, appunto, lo citavamo, tu non puoi entrare se non hai un tampone che ti dà il risultato. Ora, anche il tampone ha dei margini di errore, è vero o no? Però si viaggia con un tampone in aereo, si entra in un aeroporto con il tampone. Lo stesso può valere per il Green Pass, cioè con il Green Pass tu puoi fare una serie di attività. Visto che l'amico Rizzo parlava di ipocrisia, la vera ipocrisia c'è nel confondere l'obbligo vaccinale con l'onere vaccinale. Cosa intendo? Nessuno vuole inseguire nessuno con la siringa, come ha detto Salvini. Nessuno vuole imporre per forza ad un individuo di vaccinarsi. Il discorso è diverso. Tu sei libero di non vaccinarti, ma se non ti vaccini per una tua ideologia, va bene, non puoi mettere a rischio la salute degli altri. E quindi io permetto diciamo accedere ad una serie di attività a chi ha il Green Pass. Già oggi puoi volare se hai il tampone, e quindi domani potrai entrare in certi luoghi se hai un Green Pass che prevede il vaccino. Quindi non confondiamo l'obbligo vaccinale
con il possesso del Green Pass come condizione per accedere ad una serie di attività. Lo stesso ragionamento, a mio avviso, si può fare per la scuola. Visto che c'è il diritto costituzionale a frequentare la scuola, e questo diritto è stato garantito anche con la DAD, se sei vaccinato puoi partecipare in presenza alle attività scolastiche. Questo vale per i docenti, per il personale amministrativo, per gli studenti. Se non sei vaccinato, lo Stato ti deve comunque garantire le attività stando a casa. Remoto. Bisogna avere pragmatismo. Anche io non sono né per la vaccinite né per lo scontro ideologico, però allora dobbiamo dare le informazioni corrette e spiegare che questo qui è non molto si sta chiaro. Parlando di obbligo vaccinale. Questo è molto chiaro. Insomma, professor Cossetti, come dire, noi dobbiamo dare maggiori libertà e possibilità ai cittadini che si sono immunizzati. Perché questa poi è alla fine la conclusione, o no? Sì, questa è la filosofia da cui partono i sostenitori del Green Pass, va benissimo. Il problema è, ripeto, la chiarezza, cioè anche procedere in modo casistico, i bar sì, i tabaccai no, eccetera, rischiano di farci trovare nella condizione in cui ci siamo trovati durante il lockdown, che in molti casi i cittadini non sapevano se certe attività le potessero svolgere o no. Quindi ci vuole uno sforzo di chiarezza enorme se si entra su questa strada. Sì. E ci vuole uno sforzo enorme di chiarezza anche sui presupposti scientifici di queste scelte. Aggiungo che secondo me il Green Pass è fondamentale, ma c'è, come diceva qualcuno, anche tutta una serie di altre misure che vanno considerate. Cioè, non può essere la panacea di tutti i mali. Le cure domiciliari, i protocolli sulle cure domiciliari, eccetera, sono un tema che è stato troppo trascurato. Non c'è dubbio. Non da noi, il professore parlava di trasparenza. Il professore parlava di trasparenza ed è vero. Noi leggiamo, io sono andato a leggermeli, i resoconti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei rapporti tra il generale Figliuolo e il CTS. Ad esempio, sulla cosiddetta vaccinazione eterologa, cioè il fatto che si faccia un vaccino A e poi si faccia il richiamo con un B. Sì. Sapete com'è andata? È interessante, ve lo racconto. Il generale Figliuolo, lo abbiamo letto 45 giorni dopo, il generale Figliuolo chiede al CTS: abbiamo vaccini diversi, si può fare prima il vaccino A e poi il vaccino B? Il CTS discute e non viene fuori nulla. Chiedono al ministro Speranza, grandissimo esperto scientifico, che dice: beh, se ci sono vari vaccini, fatelo. Il CTS assume la definizione di Speranza e risulta una scientificità della cosiddetta vaccinazione eterologa. Lo abbiamo saputo 45 giorni dopo. Ecco, il professore giustamente ha ragione a dire che bisogna conoscere le cose e dare un rilievo scientifico. Non c'è dubbio. Spesso c'è un fanatismo politico che giustamente va non condannato, va assolutamente esacerbato. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità. Chiedo scusa, dobbiamo anche un tweet, le chiedo un tweet che deve andare in pubblicità, prego, vada bene. Dobbiamo anche ricordare che per la pubblicazione dei verbali, a proposito di chiarezza, trasparenza, e quindi abbiamo dovuto aspettare una sentenza del TAR sul ricorso fatto da un collega di Fratelli d'Italia. Questo è indice di come si è gestita fino ad oggi. Tra parentesi, abbiamo parlato di trasporto pubblico, abbiamo parlato di cure domiciliari, sappiamo perfettamente che il vaccino non esenta l'eventualità di contrarre o di trasmettere, o meglio di trasmettere, l'eventuale virus. E aggiungiamo anche che forse c'è qualche problemino rispetto al garante della privacy, che già in una prima battuta l'aveva sollevato, ma non credo che i dubbi siano chiariti, anche perché nell'Unione Europea il Green Pass viene dato dopo la seconda dose, qui in Italia il Green Pass ci arriva 2 settimane dopo dalla prima dose, quindi c'è una confusione nella gestione che del resto insomma rasenta quasi, devo dire, se non fosse una questione così tragica, insomma, il paradossale. Allora, paradossale. Pubblicità, poi volevo, perché dobbiamo salutare anche il professor Cuzzetta, ma non posso non chiedergli qualcosa rispetto alla legge Zan. Ne parliamo dopo la pubblicità.
Allora, professor Guzzetta, intanto le chiedo una riflessione su quello che sta succedendo in Senato, questo muro contro muro sulla legge Zan. Che idea si è fatta di tutto questo? Intanto, dal suo punto di vista, i sostenitori riusciranno a portarla a casa o rischiano davvero? Beh, ci vuole la palla di vetro per rispondere a questa domanda. Sì. Mi pare che siamo proprio sul filo. Mi sembra lo spettacolo, diciamo, solito, cioè che di fronte a temi così importanti e così rilevanti, perché nessuno può negare che sia assolutamente rilevante e cruciale, lo scontro ideologico prevale sempre sulla ragionevolezza. Insomma, io penso che diciamo, questo disegno di legge abbia sicuramente un intento per molti versi positivo. Ci sono, dal punto di vista tecnico, secondo ecco, dal punto di vista tecnico, aspetti che l'abbiamo perso questo passaggio, scusi professore, dal punto di vista tecnico quali sono i suoi dubbi? Dal punto di vista tecnico le criticità sono nel fatto che si introducono delle categorie, delle nozioni che la cui definizione non è, secondo me, molto, molto chiara, concetti nuovi che non sono presenti nella nostra legislazione, che quindi rimetteranno poi a tutta la riflessione giurisprudenziale la definizione in concreto dei concetti. Però siccome parliamo di temi molto delicati che hanno conseguenze sia per gli interessati, diciamo, a una tutela, sia per coloro che appunto temono che questa iniziativa possa incidere anche sulle libertà di manifestazione del pensiero, eccetera, la chiarezza, la responsabilità del legislatore dovrebbe essere quella di ridurre i margini. Sì, diciamo di discrezionalità. Di discrezionalità, le zone d'ombra, insomma, sì. Esatto. Poi nei dettagli si potrebbe entrare, ma insomma è proprio sul piano delle definizioni dei concetti che secondo me c'è una grande incertezza. Sì, anche insomma, se devo dire, scusi, una curiosità, perché per esempio il nostro ospite l'altra sera, Zan ha in onda, per esempio, sul uno dei punti molto contestati, cioè la definizione di identità di genere, diceva: guardate che l'identità di genere già compare in molte altre provvedimenti di legge italiani, diceva. Ma infatti secondo me non è tanto l'identità di genere quanto le riflessioni sull'orientamento, sulla percezione dell'orientamento. L'IDL fa riferimento per esempio alla percezione della collettività sull'orientamento, sull'identità di genere. Quindi comunque, insomma, abbiamo colto il discorso molto. Aspetti, perché abbiamo un problema nel collegamento, ma abbiamo capito, insomma, i concetti principali. Voglio tornare da Dario Nardella, perché i ben informati riferiscono che apparentemente resta il muro contro muro, ma che il segretario del suo partito, Letta, avrebbe, diciamo, incaricato le due capigruppo sia alla Camera che al Senato, no? Serracchiani e Malpezzi, insomma, di capire se ci sono margini invece di trattativa. Questo scrivono i retroscenisti, noi ne diamo conto per come lo abbiamo letto, cioè forse si è capito che si rischia di andare a sbattere. Il voto di ieri l'ha dimostrato chiaramente, o no? No, è chiaro che il voto di ieri presenta un Parlamento spaccato in due e io sono convinto che non è mai, diciamo, auspicabile arrivare al muro contro muro. Però dobbiamo chiederci perché siamo arrivati al muro contro muro. È legittima la domanda del perché per 8 mesi la Lega non abbia mosso un dito per facilitare l'approvazione di questo progetto di legge, l'ha ostacolata in tutti i modi e non ha fatto nessun passo verso la mediazione. Perché la Lega si è alzata all'ultimo momento e all'improvviso, cambiando completamente atteggiamento da lupo ad agnello sul DL Zan? È questo, come dire, l'elemento che rende assolutamente inaffidabile la posizione politica della Lega. E poi mi faccia dire un'altra cosa. Salvini ha firmato insieme a tutti i partiti dell'ultradestra europei, compreso Orban, la famosa Carta dei Valori 2 settimane fa.
Orban è un signore che ha portato in fondo una legge proprio sul tema delle discriminazioni LGBT e che è stata giudicata da tutti, compresa la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, una legge inaccettabile, antidemocratica. Allora, dov'è la credibilità di un interlocutore? Tu devi mediare con un interlocutore credibile. E questo è il problema di fondo che dimentichiamo. Sono 8 mesi che il PD e i proponenti di questa del DL Zan hanno teso la mano per arrivare ad un accordo. Francamente, che si arrivi ora diventa molto complicato, dopodiché, come dire, io mi affido a Letta, alla sua ragionevolezza, al suo pragmatismo, al suo senso di equilibrio su questa partita non semplice, ma che, dobbiamo dirlo, è arrivata fino a questo punto al muro contro muro perché ci sono dei motivi ben precisi. Vandaferro, diceva Guzzetta, ci vorrebbe la palla di vetro, ma insomma dalla sua percezione si troverà un'intesa in extremis, un compromesso in extremis, o si andrà allo scontro finale, come finirà? Ma per quanto ci riguarda, la nostra contrarietà c'è dall'inizio, ovviamente contrarietà non al dialogo ma ad una legge che sancisce il reato d'opinione, soprattutto che in qualche modo non ha nessun vuoto normativo, diventa ancora una volta per la sinistra un'azione di marketing politico rispetto anche ai paesi che hanno applicato questo tipo di normativa. Abbiamo visto cosa è successo, insomma, in vari casi dove non si sono colpiti le discriminazioni piuttosto che gli atti violenti, ma idee diverse, opinioni differenti. Io credo che anche in questo caso, se si arriverà a trovare da parte della maggioranza, che non riesco a capire, anche sentendo insomma il sindaco del PD rispetto alla Lega, che fa parte ovviamente di questo governo a pieno titolo, con insomma i matrimoni in alcuni casi si fanno in due, personalmente credo che sarebbe un'ulteriore sconfitta che non è sancita solo dal mondo di Fratelli Italia sul DL Zan, ma è sancita dalle tante associazioni femminili e non soltanto, da uomini di cultura, da persone che hanno affrontato questo tema, mettendo in evidenza veramente una legge liberticida, ma soprattutto insomma il fare un passo indietro ancora una volta sulle tante conquiste, e che diventerebbe discriminatoria nei confronti del mondo al femminile, che devo dire rispetto a tante autorevoli associazioni appartengono più al mondo del sindaco di Firenze che a quello di Fratelli d'Italia. Lo dico ovviamente senza nessuna strumentalità, ancora una volta viene fuori che è una maggioranza raffazzonata, è una maggioranza che difficilmente può condividere percorsi comuni, e quindi insomma sottolineare che la nostra scelta non solo sulla contrarietà motivata da più aspetti tecnici di questo DL, non ultimo insomma voglio ricordare che anche la dizione sull'identità di genere è stata approvata alla Camera attraverso un emendamento fatto dal partito di Renzi. Oggi si discute su questo termine, se lasciarlo, toglierlo, per quanto riguarda, ovviamente sapete la nostra posizione. Sì, vabbè, quindi la vostra, sono in qualche modo la contraddizione fatta persona, e questo non soltanto sul DL Zan, ma ovviamente se si arriverà certamente non sarà una conquista, ma secondo me è una grande sconfitta. Allora ma sentiamo su questo Marco Rizzo, poi voltiamo pagina, come si dice. Ma c'è molta, anche qua, c'è molta ipocrisia e anche molta incapacità, molta strumentalità. Se si volesse davvero arrivare a una soluzione del problema, bastava aggiungere alla legge Mancino, che riguarda le discriminazioni razziali, le discriminazioni relativamente ai disabili, eccetera, eccetera, si scriveva discriminazioni in base all'orientamento sessuale. Punto. Invece si vuole fare una grande propaganda da sinistra, chiamiamola così, e da destra, e quindi è la stessa vicenda dell'immigrazione, porti aperti, porti chiusi, è tutta propaganda. Si vuole fare questo, peraltro anche per distogliere dalle gravità degli altri problemi. Io ho una posizione su questo molto chiara, credo che la crucialità oggi sia la crisi sociale di questo paese, e
Questi dati invece dei diritti civili vengono usati strumentalmente, perché tutta la battaglia si sta facendo in Senato, possiamo dirlo ad alta voce, è la battaglia sulla presidenza della Repubblica. E quindi Letta, cioè il sottofondo c'è questo, assolutamente, in realtà. E probabilmente il Partito Democratico vuole perderla la vicenda del decreto legge Zan, perché del disegno di legge Zan, perché? Perché così si intesta una battaglia, non ha vinto da nessuna parte, non ha alcuna bandiera da portare. L'articolo 18 l'hanno tolto loro, il Job Act l'hanno messo loro, non hanno nulla da portare, si portano la sconfitta sul DDL Zan, perché evidentemente anche di quei diritti non gliene frega nulla, gli frega avere una bandiera per fare propaganda politica, vale per la sinistra ma vale anche per la destra. Se fossimo davvero onesti potremmo dire questo e avremmo una chiave di lettura di tutto quello che sta accadendo oggi al Senato. Allora facciamo così, devo poi far replicare Nardella, però c'è Paolo Sottocorona, intanto saluto, così mi porto avanti, il professor Guzzetta, saluto e ringrazio il professor Guzzetta, e invece saluto, ecco, grazie, saluto Alessandro Masi, il segretario generale della società Dante Alighieri, perché adesso ci occupiamo anche di un altro piccolo aspetto che non è assolutamente secondario in Italia, che è quello della cultura, a cui nessuno pensa e guarda, o meglio in pochi pensano e guardano. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poche nuvole al sud, al centro, ma al nord abbiamo una discreta copertura, c'è stata anche qualche pioggia questa mattina che si è spostata da ovest verso est. Vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Confermato che al sud e al centro più che qualche nuvola non passa, però vedete ancora sulla parte occidentale, sul Piemonte e soprattutto sulla parte dell'Alto Veneto, del Trentino Alto Adige, le famose macchie gialle che indicano fenomeni intensi con forti precipitazioni, quindi qualche temporale, qualche pioggia forte. Però oltre questo vedete che sulle zone di pianura, per esempio, c'è soltanto qualche nuvola. Quindi insomma c'è una certa instabilità, ma neanche troppo marcata. Domani questa instabilità che si affaccia oggi si estende molto velocemente a tutto il nord, al centro e si affaccia anche al sud. I fenomeni intensi, sempre rappresentati dalle macchie gialle, sono isolati. Vedete, non ci sono zone completamente coperte da questo fenomeno. Sono isolati, però ci sono sul nord-ovest, sul nord-est, sull'Emilia-Romagna, sulle zone interne del centro, fino al Molise. Quindi un'instabilità abbastanza diffusa in qualche modo, con l'esclusione dell'estremo sud e delle isole. Nella giornata di sabato tende a migliorare prima sulle zone di nord-ovest, poi anche su quelle di nord-est, però guardate le piogge e l'instabilità presenti al centro, ma, oddio, c'è ancora l'Emilia-Romagna, per intenderci, al centro e questa volta anche al sud. Arrivano questi fenomeni intensi sulle zone interne, porteranno, speriamo non troppa insieme, ma della pioggia che manca moltissimo in quelle zone. La foto che ci ha mandato Titti di questo sentiero che si fa strada nel bosco, e il pensiero, lo so, dipende anche dall'età, corre a una famosa canzone, c'è una strada nel bosco, del 1943, cantata da Gino Becchi, Alberto Rabagliati e Claudio Villa. E non solo, se ormai proprio faccio sfoggio, e fa da colonna sonora a delle splendide immagini della Ciociara con Sofia Loren. Ecco, hai rivelato tutta la tua età anagrafica in pieno. Grazie, scherzo. Grazie a Paolo Sottocorona. Allora, ripartiamo tra pochissimo. Vi facciamo vedere i dati di Federculture. L'altro giorno il rapporto, no, su il consumo culturale in Italia, ovviamente, che risente moltissimo di tutto quello che è successo con la pandemia, con le restrizioni, con il lockdown, ma c'è in controtendenza un settore, quello del libro e della lettura. Tra poco. Lo
Lo scenario è quello dell'anno horribilis. La spesa delle famiglie italiane per la cultura crolla a 56 miliardi di euro, meno 26% rispetto al 2019, un dato che riporta il livello a quello di 20 anni fa, nel 2000. È quanto emerge dal rapporto annuale di Federculture, che restituisce una fotografia della sofferenza causata dalla pandemia nella partecipazione e nel consumo culturale. Tra le spese più penalizzate, i concerti di musica classica e il teatro, che hanno fatto registrare meno 23%, i musei meno 14%, i cinema meno 6,6%, gli altri concerti meno 15,8%. L'unico indicatore in positivo è quello relativo alla lettura. Il fatturato delle imprese editoriali non è calato e per la prima volta dopo 6 anni si registra una crescita di coloro che dichiarano di avere letto almeno un libro in un anno, più 3,5%. Nel complesso, scrive Federcultura, ogni famiglia è passata dallo spendere 127 euro al mese nel 2019 a 93 nel 2020, con un risparmio, diciamo così, del 26%. Don't tell me, baby. Alla sofferenza nelle spese culturali degli italiani si sommano le assenze dei turisti stranieri, che penalizzano in particolar modo la fruizione museale. I visitatori nei musei statali passano da oltre 50 milioni a poco più di 13, con un calo percentuale del 75,6%, e picchi in alcune regioni come il Lazio fino all'80%. Dati che dimostrano come la pandemia sia stata un uragano nel mondo della cultura, ha detto il ministro Franceschini, rassicurando sulla ripresa dei consumi. Credo che ci sarà una riscrittura delle gerarchie di valori e che in questa riscrittura delle gerarchie di valori ci sarà spazio per i consumi culturali, una crescita dei consumi culturali. Naturalmente che dobbiamo accompagnare, dovremo lavorare, il contratto unico, le detrazioni delle spese culturali, anche se da questo punto di vista io vorrei aggiungere una riflessione: le detrazioni sono per chi ha un reddito da cui detrarre, chi non ha un reddito da cui detrarre non ha nessun vantaggio dalle detrazioni. Dobbiamo immaginare almeno degli strumenti che si integrino, investimento sugli strumenti che ci sono già, l'art bonus. Non è stato facile in passato convincere che gli investimenti in cultura sono soprattutto investimenti economici. Le imprese culturali hanno quasi tutte subito pesanti contraccolpi nel bilancio. Il 70% ha fatto ricorso a cassa integrazione, 8 su 10 hanno usato sostegni statali, giudicandoli peraltro positivamente. Che non è più tempo di piccoli passi, ma di decisi movimenti verso iniziative innovative per la promozione della partecipazione culturale. Allora, intanto chiedo subito, adesso poi torno sia da Nardella sia da Vandaferro per diciamo due incursioni finali legate alla politica, però vorremmo occuparci un po' anche di questo tema perché è un tema dirimente. Vado dal professor Alessandro Masi, dal segretario generale della Dante Alighieri. C'è questo dato sulla lettura incoraggiante, gli altri dati sui consumi culturali erano ovviamente prevedibili. Io però voglio accoppiare a tutto questo il dato sconcertante che è arrivato ieri dai test Invalsi, che ci dicono che gli studenti di questo paese, ovviamente per la pandemia e per la didattica a distanza, insomma, hanno insufficienze molto gravi di apprendimento, soprattutto in matematica e in italiano. In alcuni casi non riescono, diciamo, a interpretare, a capire un testo scritto. Professor Masi, questo è un grande problema e lo sarà ancora di più proiettato negli anni a venire. Sì, sicuramente quello che è accaduto con la pandemia ha diversi effetti e diversi riflessi. Se parliamo un po' di quello che sono i dati di Federcultura che abbiamo visto prima, era prevedibile che il libro crescesse, e era prevedibile che con i musei chiusi si avesse quel tonfo economico, e forse un po' meno prevedibile la parte dell'educazione, cioè la distanza ha creato invece da questo punto di vista dei grandi divari che credo ci porteremo avanti negli anni come peso. Sicuramente questa è una cosa su cui bisognerebbe riflettere un po' di più. Sì, peraltro c'è sempre relativamente alle notizie di Invalsi, si allarga in qualche modo la forbice tra il nord e il sud, perché al sud ci sono punte del 60% rispetto appunto alle difficoltà con l'italiano, con la matematica. Cioè, questo è un altro tema dirimente, perché non riguarda solo l'istruzione, no? In questo paese.
No, se ricordate, insomma, tanto si era battuto su questi temi grande Tullio De Mauro, cioè parlando di questo analfabetismo di ritorno che sia, come si voglia definire. Già anni fa, io parlando con il sindaco di Cagliari, notavamo come in alcune sacche della città periferiche ormai si era totalmente fuori controllo sulla parte educazionale. Non si riesce in una grande città come Cagliari a gestire l'educazione dei ragazzi, pensate che cosa può essere un territorio dove ovviamente il dato centrale viene sempre meno e la fa la padrona l'ignoranza totale, quindi proprio analfabetismo vero, stiamo parlando di non saper leggere un testo. Appunto, ci sembrava strano questa cosa. Ma le chiedo, sì, come si fa a rimettere, cioè a riportare la scuola al centro? No? Lo dice ovviamente per forza di cose il ministro Bianchi. Leggevo oggi un'intervista, credo, al vice direttore, credo, di Invalsi, cioè chi ha fatto queste valutazioni, che anche lì si sottolinea che servirebbe, tanto per abusare di questa definizione, un piano Marshall per l'apprendimento. Ma come si fa poi concretamente? Ma intanto credo che il ministro Bianchi, come tutti i ministri dell'istruzione, abbiano dei compiti incredibili da portare avanti, in difficoltà enormi, in tutto quel contesto ormai di leggi, sottoleggi, decreti, riforme sbagliate che sono state fatte sulla scuola, fino a portarla in uno stato di semicoma, perché oggi, se pensiamo, le responsabilità che ha un dirigente scolastico sono quelle di un manager, non sono più quelle di un educatore, e così per gli insegnanti, il corpo docente che è lasciato. Bisogna fare formazione, in questo paese bisogna che ci sia una spina che ridia la corrente a questo sistema educativo, che riformi ma veramente la parte formativa tanto degli insegnanti, che sono troppo lasciati a se stessi. Sì. Sono delle derive insopportabili. Sì, poi possiamo dire che tutte le riforme che si sono succedute hanno più badato alla governance, più che poi al, esatto, contenuto, ai programmi, no? Con i paradossi che molti genitori conoscono, che ci sono studenti che conoscono la storia antica, ma le vicende più recenti, contemporanee, le ignorano. E questo è un altro grande problema, no? Una battuta con Marco Rizzo, poi vado. Ma abbiamo qua davanti a noi un autorevolissimo uomo della cultura e della formazione che lancia un allarme. Il professor Masi racconta di un'urgenza che va messa, diciamo, a disposizione della nazione, perché la formazione delle nuove generazioni è la forza di una nazione. Spesso abbiamo sentito inseguiamo l'industria X, l'industria Y, non capendo che quando si prepara un corso per un distretto industriale ci vogliono 7 anni da quando viene fatto a quando esce il primo studente. In quei 7 anni le cose sono cambiate. Certo. Noi dobbiamo alzare il livello formativo generale per far sì che gente, quando avrà 50 anni, sappia leggere un manuale, sappia comprendere un testo. Sì. È per questo che serve la formazione generale, va alzata per tutti. E servono i soldi. Servono i soldi per pagare meglio i professori. Servono i soldi per avere scuole che funzionano di più. E non privatizzare anche qua il campo dell'istruzione. Per avere i soldi bisogna fare delle scelte politiche, bisogna ad esempio spendere meno sulle spese militari e più sulla cultura. Questa è piena politica. Nardella, volevo sentire Nardella, che è anche lui, come dire, è molto attento e molto sensibile ovviamente ai discorsi e alle questioni che riguardano la cultura tout court. Nardella. Sì. Andrea, solo se mi consente un flash sui diritti civili. Prego, io prego. Credo che il tatticismo sui diritti civili non serva a nulla e mi pare che si voglia dare questa lettura. Per me sui diritti civili non si vince e non si perde, o ci credi o non ci credi. Io ho apprezzato anche le posizioni chiare della Vandaferro. La destra non ritiene questo un grande tema, la discriminazione per orientamento sessuale, orientamento di genere o per sesso, la sinistra invece ci crede, il PD ci fa una battaglia. Ma io non, appunto, ho detto che non lo ritengo un grande scuola, tema, proprio perché è un grande tema. Venendo alla scuola, così. Io credo che la scuola sia un tema fondamentale, però non dobbiamo solo parlare della scuola in termini di salari e di contratti.
La scuola è fatta dagli studenti, è fatta da chi ci lavora, è fatta di contenuti, di innovazione e mi pare giusto quello che stia dicendo Masi. Partiamo anche però dalle strutture. Noi abbiamo un gap in Italia che non è solo legato alla DAD e alla rete digitale, è legato anche alle strutture. Ci sono intere province dove la situazione dell'edilizia scolastica è purtroppo drammatica. Drammatica. A Firenze noi abbiamo fatto un piano con 21 milioni di euro sul comune e 160 milioni di euro in 3 anni sulla città metropolitana per partire dalle strutture scolastiche. E poi lanceremo, dopo l'estate, una giornata nazionale sul tema della scuola, che però appunto va affrontata a partire dai contenuti, dai tipi di programmi che usiamo, dall'innovazione, dal modo con cui noi dialoghiamo e formiamo i giovani, legandola sempre di più al mondo del lavoro. Sì. È vero che ci vogliono risorse, ci vuole anche coraggio nel fare certe scelte. La Germania con Schröder nel 2000 ha fatto il più grande investimento sul rapporto tra scuola e lavoro e ora ne raccoglie i frutti. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Scuola e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Grazie, io volevo chiedere a Vandaferro una cosa, perché so che ci tiene a una propria un'iniziativa che porta avanti a proposito degli impresentabili per i vari turni, le varie consultazioni elettorali, no? Che cosa è riuscita a ottenere Vandaferro? Vandaferro che è anche segretario della Commissione Antimafia, per questo lo diciamo. Ma intanto sono riuscita ad ottenere che quell'emendamento che fu presentato al sostegni al decreto elezioni, che insomma per quanto ammissibile mi fu detto dal sottosegretario Scalfarotto era di competenza della Commissione Antimafia, andasse all'ufficio di presidenza. Devo dire, ho trovato la coralità al momento degli intenti da parte di tutti i gruppi presenti per approvare delle modifiche sul codice di autoregolamentazione per quanto riguarda gli impresentabili. Quindi anticipando i tempi, perché considerato che i tempi previsti erano 30 giorni, che significa insomma che l'esito da parte della Commissione arriva 2-3 giorni prima del voto, probabilmente questo sarà uno strumento in più che darà la possibilità ai partiti di non cadere in errori che purtroppo non possono essere prevedibili, perché insomma non notiziati di tante situazioni. Questo ovviamente è stato anche inserito ieri con un altro emendamento e quindi sarà legge da subito, ovviamente si lavorerà poi al regolamento in più fasi nel decreto sostegni bis, e quindi devo dire insomma per me è stata un'importante vittoria. In seconda battuta voluta anche dagli altri partiti del centrodestra, perché maggiori strumenti abbiamo, più credibilità si darà alla politica, perché nessun partito è stato esente ovviamente da incidenti di percorso che nulla hanno a che fare con la storia di quei partiti, ma che vanno assolutamente evitate, benché gli strumenti a nostra disposizione non fossero grandi ed importanti e soprattutto in alcuni casi molto efficaci. Sì, sì. Voglio solo dire due parole rispetto ai dati invalsi, che secondo me servono a fare una riflessione molto importante. Siamo stati facili profeti su ciò che quest'anno avrebbe tolto ad una generazione in termini di socialità, di apprendimento. Io vengo da una regione del Mezzogiorno Italia come la Calabria, dove i dati del 33% che sono stati fatti vedere, piuttosto che il 51%, insomma, sono raddoppiati nella conoscenza della lingua italiana, nello studio della matematica, dove siamo sotto i livelli minimi, quindi con grande preoccupazione. Questo dovrà essere un impegno che auspichiamo veda nel ministro Bianchi non soltanto parlare di una scuola affettuosa. Noi abbiamo bisogno di una scuola che faccia formazione, che faccia didattica, di una scuola che porti ovviamente all'apprendimento attraverso i programmi, ma anche le battaglie che abbiamo fatto col ministro Azzolina, cioè investimenti sull'edilizia scolastica, sul trasporto pubblico, su tutto ciò che diventano strumenti importanti, le figure sanitarie all'interno delle scuole. Come non siamo stati ascoltati e questo ovviamente è una cosa che dispiace molto. Al contrario, ci fa piacere l'aumento del consumo dei libri, però rispetto al mondo dello spettacolo, della cultura, dove c'è stato ovviamente un anno orribile. Certo, è un piccolo è una piccola consolazione, mettiamola così. Allora un attimo devo andare a Francesco Magnani, pronto per l'area che tira, eccolo. Andrea, buongiorno, ripartiamo dalla questione che sta dividendo la politica. Pensiamo più degli italiani
italiani, sto parlando del Green Pass, oggi un sondaggio ci dice che 7 italiani su 10 sono favorevoli, invece la classe politica è spaccata. Siamo in una località di villeggiatura, visto che queste nuove regole potrebbero partire proprio dal periodo delle vacanze, e siamo collegati invece con un ristoratore sul piede di guerra all'idea di dover controllare la vaccinazione dei propri clienti. E poi con i nostri ospiti ragioneremo sulla possibilità di una via italiana al Green Pass francese. Pina Picerno, europarlamentare del PD, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Antonello Caporale, Massimo De Manzoni. Ci viene a trovare il professor Andrea Crisanti, microbiologo e virologo, e poi un grande tuffo nel paese reale, dove sempre di più è aperta la forbice tra ricchi e poveri, tra garantiti e non garantiti. Con noi Daniela Santanchè, Luciano Nobili, Ignazio Corrao e la professoressa Veronica De Romanis. Restate con noi, noi vi aspettiamo. Grazie, io chiudo, chiedo Alessandro Masi un tweet proprio, grandi celebrazioni per Dante Alighieri per quest'estate, che cosa andare a vedere, professor Masi? Beh, intanto l'invito di andare a Firenze, almeno questo pellegrinaggio farlo tra Firenze, Verona. Grazie. E Ravenna, portare un fiore alla tomba di Dante e ricordarlo dal suo avvio fiorentino, passando per Verona, tre grandi città che Nardella giustamente e tra l'altro lancio anche l'idea, bisogna dirlo, sindaco, l'idea del museo che stiamo realizzando sulla lingua italiana è un'altra grande conquista, purtroppo nell'anno in cui non c'è una lira nel recovery plan sulla lingua italiana, questo va detto, perché poi le cose restano a zero, sono chiacchiere, ma sul recovery plan non c'è una lira sulla lingua. Ha fatto bene a sottolinearlo, tanto per parlare di cultura. Grazie a Dario Nardella, grazie a Wanda Ferro, grazie al professor Alessandro Masi, grazie a Marco Rizzo, ci vediamo domani. Stessa ora, stessa rete, adesso c'è l'area che tira. Grazie.